Siamo in piena estate, fa molto caldo e noi oggi in Regionando parleremo anche di bagni al mare, sì, perché la Regione Toscana, di fronte all'incertezza che c'è a livello nazionale sulla situazione delle concessioni dei demaniali marittime, vara la sua legge con delle norme precise, le verremo insieme. Un'altra legge che riguarda molti cittadini è quella sui caminetti e sulle stufe alimentate a pallet. Non c'è più l'obbligo dell'accatastamento se la potenza è inferiore a 10 kW. La procedura semplificata tuttavia aiuterà la Regione Toscana a fare una mappatura delle fonti inquinanti e sarà una condizione essenziale per ottenere da parte dei cittadini i contributi per sostituire i vecchi impianti. Sul rendiconto finanziario della Regione si impernia tutta la prima parte del dibattito in aula. Ascolteremo le ragioni della maggioranza che vanta i risultati ottenuti e le critiche delle opposizioni che invece evidenziano limiti e rilievi della Corte dei Conti. Votati anche gli assestamenti dei bilanci di Consiglio e Giunta durante il confronto, emerge poi il tema del payback sanitario dopo che la Consulta lo ha dichiarato legittimo. Sono moltissime le manifestazioni che trovano spazio e visibilità qui a Palazzo del Pegaso e ce ne sono davvero per tutti i gusti, contribuiscono a valorizzare i nostri territori, a far conoscere le tradizioni e i prodotti tipici della Toscana con originalità e fantasia. È il momento di parlare degli stabilimenti balneari, delle concessioni demaniali marittime, perché c'è ancora molta incertezza, ma la Regione Toscana prova a mettere una pezza in qualche modo con un provvedimento ad hoc. Vediamo di cosa si tratta. I principi su cui si fonda la nuova legge sono due: premialità ed equo indennizzo per favorire la concorrenza, ma tutelare anche gli operatori, dicono i suoi promotori e i consiglieri che l'hanno votata. È una legge che modifica quella precedente del 2016 e che colma evidentemente un vuoto normativo. Interessa da vicino i comuni costieri, sono 34 nella nostra regione, perché le gare, dopo la decisione del Consiglio di Stato, sono inevitabili. Però ancora non c'è una normativa nazionale. Con questa legge reintroduciamo il concetto di equo indennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale, ma nel frattempo nel 2021 reintrodotto dal governo Draghi con una legge, e forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Anche con il riferimento all'equo indennizzo, riferito al valore non ammortizzato dei beni strumentali, quindi degli investimenti che l'azienda ha fatto, e anche al valore reddituale dell'impresa. Affidiamo alla Giunta regionale, che avrà 45 giorni di tempo, la redazione delle linee guida dove questo equo indennizzo sarà qualificato. Inoltre si introduce un altro principio, che è quello della tutela delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure competitive. Cioè, più si è piccoli, micro o medie, più si avrà una tutela, perché uno dei rischi è che i nostri stabilimenti balneari, nell'ambito di procedure competitive sregolate, diciamo così, siano travolte da grandi gruppi, in particolar modo multinazionali. Sono stati 30 alla fine i voti favorevoli ai consiglieri di PD e Italia Viva, si sono aggiunti quelli della Lega, che ha presentato alcuni emendamenti e due sono stati approvati. Riteniamo che questi due principi siano due principi saldi per garantire a tutte quelle famiglie, che poi sono imprese, però sono persone, sono famiglie, che garantiscono il servizio dello stabilimento, quindi il servizio della tutela ambientale, della sicurezza all'interno degli stabilimenti balneari, e che garantiscono un turismo accessibile a tutti e che fa grande la Toscana nel mondo. Si è dato loro un principio di serenità e di tranquillità in questo momento di impasse che stiamo attraversando proprio sul tema della Bolkestein, sapendo, essendo consapevoli che questa legge ha anche un vizio di costituzionalità, sperando che non arrivi l'impugnativa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ma sappiamo e siamo anche consapevoli che il governo nazionale sta lavorando affinché si crei uniformità. Ascoltiamo anche le ragioni nella maggioranza di Italia Viva. Una legge importante che dà un'opportunità straordinaria a tutti gli stabilimenti balneari di fare investimenti, di poter avere delle concessioni per i prossimi 6 o 20 anni, dà un'opportunità di lavoro a chi già ha lavoro e nel contempo non pregiudica le opportunità per nuove persone o nuove imprese che vorranno gestire queste attività. Quindi un equilibrio, una normativa che la Toscana
prova ad assumersi una responsabilità per fare del turismo della costa, del mare, un grande investimento, creare opportunità e rendere il nostro turismo competitivo sempre nel contesto nazionale e internazionale. Molto più critico l'atteggiamento in aula dei consiglieri di Fratelli d'Italia, che al momento del voto scelgono la via dell'astensione, così come fa il gruppo misto. Ci siamo astenuti riconoscendo il profilo illegittimo di questa legge, che cerca di dare una risposta anticipando a Firenze quello che stiamo affrontando e risolvendo a Roma. Il governo Meloni è impegnato su questo fronte, su quello della scarsità della risorsa. Stiamo cercando di completare in maniera adeguata la mappatura delle nostre coste e al tempo stesso stiamo trattando ancora a livello comunitario. Quindi è chiaro quello che è il messaggio politico che viene lanciato attraverso questa legge, che chiaramente in ogni caso abbiamo considerato e valutato costruttivamente, da qui il nostro voto di astensione, perché cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito, tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Ci sono dei distinguo che dobbiamo fare e che ho fatto anche nel mio intervento. Cioè tutta la legge è imperniata sul giusto ristoro a coloro che, una volta che ci dovessero essere le gare, perdessero la loro concessione. Ma nessuno pensa a quanto lo Stato rimette dei canoni concessori, perché io trovo assurdo, leggevo un articolo proprio ieri del Corriere della Sera, che a fronte di prime file pagate 300 euro ad ombrellone, quello stesso bagno, che non citerò, paga 5.400 euro di canone demaniale annuale. Nel centrodestra la posizione più dura è quella di Forza Italia, che vota invece contro. Questa legge affossa definitivamente gli stabilimenti balneari, introduce un elemento sul quale non possiamo noi non essere contrari, cioè l'indennizzo. Ma quale indennizzo? L'indennizzo si dà a chi ha subito un incidente, a chi gli hanno bruciato la macchina. Qui gli tolgono il lavoro. Fare le aste significa togliere il lavoro a un'intera economia, l'economia degli stabilimenti balneari, l'economia delle nostre infanzie, l'economia di una comunità intera, gli stabilimenti balneari, famiglie che da anni gestiscono stabilimenti balneari, che hanno fatto investimenti, che ci hanno messo sacrificio, che curano la costa. Cosa sarebbero le coste italiane senza gli stabilimenti balneari? Si prendono cura delle coste anche nel periodo invernale. Lo stabilimento balneare è la famiglia per tanti di noi. Ecco perché Forza Italia è contraria alle aste, contraria alla Bolkestein, contraria agli indennizi. Certo, c'è un elemento che abbiamo chiesto di introdurre in quella legge, che è il valore aziendale. Ci hanno detto di no, noi continueremo a batterci per gli stabilimenti balneari, che consideriamo un'infrastruttura fondamentale per il nostro paese. Da punti diversi e con altre ragioni votano no anche le due consigliere del Movimento 5 Stelle. È inutile e anzi dannosa, perché fa perdere ulteriormente tempo che dovrebbe essere impiegato dal governo nazionale per trovare una soluzione a un problema che si trascina dal 2006. Oggi di fatto la Regione cerca di sostituirsi allo Stato in un'azione per supportare i comuni, a detta della Regione stessa, ma in realtà in questo modo creerà soltanto i presupposti per un'impugnazione da parte del Governo nazionale, che in pratica girerà di nuovo all'indietro le lancette dell'orologio e porterà alla scadenza del 31 dicembre ancora più vicina e senza una soluzione. Il problema delle concessioni balneari deve essere guardato in un'ottica più ampia, deve essere guardato all'interno anche di quella che sono la disponibilità della risorsa, anche in una visione rispetto alle spiagge libere che sono drasticamente venute a calare. Alla fine del dibattito, dopo il voto sulla legge, parla il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Penso che noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, il massimo possibile. Quindi il mio è un appello al governo. Non si può continuare a tenere tante imprese in una condizione di non chiarezza. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Sappiamo che abbiamo fatto una norma molto forte, anche rispetto al rapporto tra Stato e Regioni, ma l'immobilismo del governo ci ha portato a farla.
Con 24 sì e 13 voti contrari, il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto generale per l'anno finanziario 2023. Il risultato amministrativo è di quasi 978 milioni, superiore rispetto ai 533 di avanzo dell'anno precedente. Il disavanzo è di 1,2 miliardi, la riduzione però, dicono dalla maggioranza, è netta nel 2015. Quel disavanzo era di 3 miliardi e mezzo. Sempre la maggioranza rivendica l'aumento degli investimenti e gli ottimi tempi di pagamento. Dalle opposizioni si sottolineano i richiami fatti dalla Corte dei Conti e la situazione delle partecipate. Il primo a parlare è il consigliere Pieroni, vicepresidente della Commissione Controllo. Gli investimenti vuol dire interventi in infrastrutture a sostegno dell'economia, a sostegno delle comunità, significa quindi mettere risorse per lo sviluppo economico e dei territori, e questo è il compito della regione. Quindi il giudizio che noi diamo sul consuntivo, sul rendiconto 2023, è un giudizio positivo. Abbiamo accolto l'eccezione della Corte dei Conti ad una leggerissima correzione di 17 milioni su un ammontare complessivo di valori finanziari pari a 14 miliardi, quindi ripeto, una correzione di 17 milioni su 14 miliardi complessivi, solo perché c'è una interpretazione della Corte dei Conti per cui non possono essere scaricati sul bilancio sanitario gli oneri finanziari relativi ad investimenti in sanità. Molto diverso il giudizio del presidente della stessa commissione, il consigliere di Fratelli d'Italia, Capecchi. In realtà la Corte dei Conti ha messo a nudo tantissime contraddizioni interne, un perimetro della spesa sanitaria che non diminuisce, anzi continua tendenzialmente a crescere e va all'82% complessivo delle spese del bilancio regionale, la gestione del personale è poco trasparente e poco efficace, addirittura la Corte dei Conti ha messo in evidenza su alcune aziende partecipate, la Regione Toscana ha fatto delle leggi per violare gli stessi limiti di assunzione che si era imposta per tenere sotto controllo i conti pubblici, e poi sulle società partecipate c'è una situazione molto pericolosa, riguarda ovviamente non solo la società Termini Montecatini, che sappiamo è in concordato ma che è già costata 11 milioni di euro di svalutazione, ma anche Fidi Toscana e Firenze Fiera non se la passano benissimo. Qui le posizioni sono ben diverse tra maggioranza e opposizioni e al voto gli schieramenti sono nettamente divisi. La tenuta dei conti della Regione Toscana è un elemento importante, non nascondiamo le difficoltà, le criticità che sono emerse nel corso di questi anni, però c'è un elemento di tenuta positivo che ci trova convintamente a sostegno di questa maggioranza, a sostegno del lavoro che viene svolto dalla Giunta regionale. È evidente una differenza di punti di vista, di vedute, se pensiamo alla questione che riguarda le tasse e non solo. Da parte nostra un'attenzione massima a non gravare mai sui cittadini toscani rispetto all'equilibrio dei conti, con la possibilità di andare a ricercare le risorse anche in altri settori. La Corte dei Conti è stata assolutamente chiara nel mettere in evidenza come il disavanzo di amministrazione, che è un disavanzo per il rendiconto generale 2023, è un disavanzo molto importante, 1 miliardo e 200 milioni, che verrà poi, come dire, risistemato a seguito della riperimetrazione in virtù di quello che riguarda l'aspetto sanitario. È uno dei più importanti in Italia, desta profonda preoccupazione, lo dice la Corte dei Conti, non lo dice la Lega o il centrodestra, per poi aprire a quello che è il passaggio principale, cioè una preoccupazione assoluta che riguarda la questione sanitaria. Emergono altri dati interessanti, la Regione ha accertato 251 milioni di evasione fiscale e ne ha incassati 159, le entrate regionali sono aumentate di 454 milioni rispetto al 2022, diminuisce l'IRAP, crescono l'IRPEF di 190 milioni da 724 a 914 e le tasse automobilistiche 433 milioni. C'è però una novità che riguarda l'IRPEF e si lega al pronunciamento di legittimità della Consulta sul cosiddetto payback, il meccanismo di rimborso da parte delle aziende delle spese in sovrappiù per i dispositivi medici. Una cifra non da poco per la Toscana, più di 400 milioni. Io ritengo che l'addizionale può essere revocata nella misura in cui il Governo, dopo aver visto dalla Corte Costituzionale che è legittimo per le regioni reclamare il payback farmaceutico, ce lo certifica, perché se il Governo non ce lo certifica noi da soli non possiamo mandare i decreti ingiuntivi.
motivi per escutere e di conseguenza la situazione richiama così. Però ora mette un po' con le spalle al muro quello che sono le autorità di governo. Nel dibattito, che poi ha avuto sussulti anche fuori dall'aula nei giorni successivi, emerge tuttavia una considerazione che fanno molti consiglieri di centrodestra. Il payback, anche se fosse possibile ottenerlo, anche se fosse realizzabile, comunque è un'entrata una tantum. Se noi pensiamo di coprire una disavanzo strutturale con un'entrata una tantum, è chiaro che facciamo un'operazione intellettualmente disonesta. E quindi, se si pensa in soldoni di abbassare l'IRPEF con il payback, si fa un'operazione del tutto demagogica che non avrà la possibilità di essere sostenuta. Dal rendiconto deriva anche l'assestamento al bilancio 2024-2026 della Regione. Su quali punti interviene? Lo chiediamo al Presidente della Commissione. Da una parte abbiamo il problema del debito autorizzato e non contratto, che ha presentato un risultato inferiore rispetto a quello che era stato presunto, quindi dai 700 milioni che erano stati appostati in via presunta si è passati a una rideterminazione più puntuale all'incirca di 632 milioni. Così come l'altro aspetto sul quale è inciso la manovra di assestamento è quello dell'avanzo vincolato, che ha cambiato notevolmente i dati inseriti nel bilancio previsionale per oltre 250 milioni. Approfondiremo tra una settimana invece i contenuti e gli effetti della nuova variazione di bilancio del Consiglio regionale, che consentirà di erogare ulteriori somme ai territori. L'Aula ha poi approvato i bilanci del 2023 di IRPET e Agenzia di Sanità e ha dato il via libera al piano di investimenti di Ente Terre. Sempre in questa seduta sono state introdotte norme semplificate per la tutela degli animali durante le manifestazioni. Deve essere garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento che vigili sul rispetto del divieto di ogni trattamento farmacologico per modificarne le prestazioni. La pista in cui si svolge la manifestazione deve essere poi delimitata con strutture idonee per ridurre il danno in caso di cadute. A maggioranza è stato deciso il conferimento ai comuni delle funzioni di bonifica dei siti contaminati per la messa in sicurezza e il ripristino. Il Consiglio, infine, ha detto sì a maggioranza all'istituzione di due nuove zone di protezione sociale, ZPS. Una coincide con l'omologo sito di interesse comunitario istituito dal Consiglio nel gennaio di 4 anni fa. L'altra è la fascia di mare prospiciente la Maremma. L'obiettivo è quello di garantire la sopravvivenza dell'avifauna selvatica a rischio. A proposito di ambiente, dopo gli sforamenti nella piana lucchese di emissioni di polveri PM10 e l'apertura di una procedura di infrazione, è stata introdotta la pratica dell'accatastamento dei caminetti e delle stufe a pallet con potenza ridotta. Il Consiglio regionale toglie però l'obbligo, la scadenza era fissata al 31 luglio, di conseguenza non ci sarà nessuna sanzione per chi non provvederà a farlo. L'accatastamento, con una procedura molto semplificata e gratuita, tuttavia ha dei vantaggi, perché da un lato permette alla Regione di avere finalmente un quadro conoscitivo delle fonti inquinanti e perché solo chi lo avrà fatto potrà beneficiare dei contributi regionali per sostituire i vecchi impianti. Sono esclusi dalla pratica gli impianti chiusi, dismessi o non in funzione, che vengono equiparati a complementi di arredo, esclusi anche gli impianti in case senza altre fonti di riscaldamento o dove c'è un impianto condominiale. Naturalmente la non obbligatorietà riguarda solo gli impianti più piccoli, tecnicamente quelli con potenza inferiore a 10 kW. Ma qual è l'obiettivo di tutte queste norme? È ben chiaro che non c'è nessun costo a carico del cittadino, che c'è l'obbligo di denunciare solo se si vuole aderire, insomma, ai molti bandi che sono stati fatti per sostituire questi caminetti che sono veramente inquinanti, ma non solo per l'aria, anche per chi sta davanti al caminetto a vedere la televisione o a parlare con le persone. Insomma, questo vogliamo far passare. Conosciamo nella nostra regione, perché c'è un obbligo di legge nazionale, tutte le fonti di calorifiche sopra i 10 kW, le caldaie, i termosifoni, tutto quello che gira intorno ai riscaldamenti delle nostre abitazioni, ma nessuno conosceva quanti e dove sono i caminetti, che
ripeto, in alcune zone della Toscana, per motivi atmosferici proprio di una circolazione dell'area dei venti, ha creato un inquinamento importante e dannoso per la salute. I consiglieri di Fratelli d'Italia si astengono, le altre opposizioni votano contro. Capecchi, Fratelli d'Italia, nel dire le sue ragioni, ricorda la battaglia che c'era stata sulle vecchie norme. Noi ci mettiamo di traverso, non ci andava bene, in effetti anche il Partito Democratico ci ha ripensato, la Giunta ha preso tempo, la scadenza per l'accatastamento e l'autocertificazione dei nuovi impianti è ora al 31 di luglio 2024, ma nel frattempo è stato diviso le categorie. Gli impianti sopra i 10 kW hanno l'obbligo di accatastamento e se non lo fanno i proprietari saranno oggetto di sanzioni dopo le verifiche fatte dall'Agenzia Recupero Risorse della Regione. Gli impianti sotto i 10 kW e quindi la maggior parte dei caminetti e dei piccoli sistemi interni alle abitazioni non sono più soggetti all'accatastamento, ma basterà una semplice autodichiarazione senza comunque nessun tipo di sanzione. Abbiamo ribadito, votando no alla legge, l'importanza di dar luogo prima a una verifica, a un aggiornamento del piano dell'area regionale e solo dopo potremo avere un contesto realistico di quello che è il quadro dei caminetti, perché che siano solamente i caminetti a determinare larga parte dell'inquinamento della Piana Lucchese, sinceramente facciamo difficoltà a pensarlo. Siamo nel fine settimana della festa dell'unicorno a Vinci, spettacolare e attesissimo evento che anima strade e piazze della città di Leonardo. La presentazione c'era stata nei giorni scorsi qui a Palazzo del Pegaso. C'è una curiosità, il nuovo sindaco Daniele Vanni è sempre stato uno degli organizzatori di questo evento. Nel prossimo fine settimana, e cioè dal 2 al 4 agosto, ci sarà invece Medioevo nel borgo a Rocca Federighi, nel comune di Rocca Strada. Riaprono le antiche botteghe, il paese si trasforma, è abitato da pellegrini e viandanti, artigiani e contadini, tutto molto realistico. Alla sera la festa continua con tanti prodotti tipici del territorio e alla luce soltanto delle lanterne. La Toscana è una terra in grado di attirare dalle grandi città ai piccoli borghi, dalle colline al mare, milioni di turisti durante questa estate. È bello sapere che ogni territorio è in grado di produrre tanta rappresentazione della nostra identità, della nostra storia. Questo è un caso emblematico. Rocca Federighi, uno dei luoghi più belli della nostra regione, torna nel Medioevo. Di tutti questi eventi abbiamo parlato nei nostri telegiornali, c'è anche, ma sarà più avanti, dal 23 al 25 agosto, Birrantology e Stravaganza a Scrofiano nel comune di Sinalunga, il festival della musica, synthwave, metal, rock e punk e delle birre artigianali, come dice il nome. Che mette insieme elementi di carattere culturale, musicali ed enogastronomici e ravviva il nostro territorio, di quella Toscana diffusa, di quei piccoli borghi che fanno però bella e viva la nostra comunità. Questo è il motivo per cui il Consiglio regionale della Toscana promuove, sostiene e cerca di diffondere le informazioni rispetto a queste iniziative che hanno bisogno del supporto delle istituzioni. È già partita invece la campagna social estiva del Consiglio regionale hashtag Toscana Contemporanea, dedicata ai luoghi d'arte contemporanea all'aperto, all'arte urbana, ai parchi d'arte. Ne parleremo meglio tra una settimana. Questa è la clip che la lancia. Immagini di oggi si riferiscono alla mostra Mare Assoluto, con le pitture di Rosana Costa, artista di Ponzacco, che si ispirano all'inquietudine umana. È visitabile a Palazzo del Pegaso nella sala espositiva di Via dei Pucci fino a sabato 3 agosto. Con questa mostra io mi sono concentrata esclusivamente sul mare, mare senza antropizzazione, senza barche, senza cielo, solo mare. Per trovare poi nel suo movimento, nelle sue manifestazioni, quella profonda correlazione che c'è con le nostre passioni, col nostro sentire. Quindi una forte specularità tra le manifestazioni del mare, le sue espressioni e i nostri sentimenti. Noi ci rivedremo invece per l'ultima puntata prima della nostra sosta, venerdì 2 alle 21:10.
dopo il telegiornale della sera.